un coltello puntato alla gola, poi si consuma la rapina. Via Natta, quartiere di Uffici su cui si apre un parco. L'ultima aggressione a Vicenza avviene qui, a poche centinaia di metri da Via Periz, dove invece un'altra donna è stata aggredita nel parcheggio. Il rapinatore sarebbe lo stesso uomo, o almeno la descrizione potrebbe coincidere, un quarantenne di origine africana. Gli investigatori della squadra mobile stanno indagando sull'ipotesi di un rapinatore seriale che si muove tra Santa Bertilla e i Pomari. Ci siamo sentiti questa mattina con il prefetto e l'intenzione è quella di convocare un comitato di ordine pubblico e sicurezza in questa settimana, già per capire subito come intervenire. Chiaramente come amministrazione comunale abbiamo il dovere di fare la nostra parte, penso all'iniziativa dei vigili di quartiere, alla presenza della polizia locale nei quartieri. Certo che c'è bisogno di un intervento anche da parte di altri livelli. Apprendiamo con favore che il sindaco Possamai finalmente si è attivato e ha accolto l'invito a chiamare il prefetto per convocare un tavolo per il comitato ordine e sicurezza. È necessario intervenire con il pugno duro per fermare questa ondata di crimini sia in centro storico che nei quartieri periferici. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di contrasto al degrado, queste sono le battaglie per il futuro che chiediamo all'amministrazione comunale. È importante investire quindi sulla sicurezza. La recrudescenza degli episodi criminali a Vicenza fa discutere. I vicentini non si sentono sicuri nella loro città, soprattutto quando il buio cala per strada. E la questione accende un aspro confronto politico con il centrodestra che attacca. Santa Bertilla e zona Pomari sono due bombe sociali che rischiano di esplodere a breve. Per questo abbiamo deciso di creare dei veri e propri comitati di quartiere ad hoc, principalmente riguardanti il problema sicurezza. E lo faremo a partire dal 16 gennaio in via Tonde Ravel. I comitati Aiutiamoci a difenderci saranno un costante strumento di pressione nei confronti delle istituzioni e dell'amministrazione comunale. Un martello di proposte concrete per chi non riesce a dare risposte a esigenze primarie. E mentre brucia la diatriba politica, il sindaco invoca la certezza della pena e invita il Parlamento a lavorare per una revisione del codice di procedura penale. Certo, serve un intervento legislativo e serve il fatto che la certezza della pena venga davvero assicurata e garantita.